immaginiamo questa carica positiva che sta oscillando intorno alla posizione di equilibrio O e che sta risalendo dalla posizione più bassa, passa per la posizione equilibrio, cioè il centro di oscillazione, per poi portarsi nella posizione più alta. Andiamo a vedere il campo elettrico che genera questa carica in questo punto P lungo l'asse Z. Quando la carica sta nel punto O e sta salendo verso l'alto, il campo elettrico è questa freccia, questo vettore E1. Siccome la carica sta salendo, si avvicina al punto P, facendo aumentare l'intensità del campo elettrico, che diventa E1' quando la carica arriva nel punto O'. La carica nel punto centrale O ha il massimo della velocità. Infatti nel moto armonico la velocità massima si raggiunge al passaggio per il centro e quindi è massima la variazione, cioè l'aumento di questo campo elettrico da E1 al valore E1'. Quindi c'è una variazione molto forte dell'intensità del campo elettrico. Se ora prendiamo una superficie immaginaria di forma circolare centrata nel punto P e rivolta orientata lungo l'asse Z, una superficie in realtà infinitesima che qui ho disegnato grande per vedere meglio il disegno, ma se no è una superficie infinitesima piccolissima intorno al punto P e è rivolta verso l'alto, quindi orientata con un contorno LP che è positivo, cioè va percorso in senso antiorario. Allora attraverso questa superficie c'è un aumento del flusso elettrico. È una superficie, abbiamo detto, piccolissima, quindi il campo elettrico è E1, poi diventa più grande, quindi aumenta il flusso elettrico. Ma allora l'aumento di flusso elettrico in pratica è la corrente di spostamento. E per la quarta equazione di Maxwell, cioè la legge di Ampère-Maxwell, sul bordo di questa superficie si genera un campo B, un campo induzione magnetica, qui l'ho chiamato B2, che è di forma circolare e va in questo verso in quanto il flusso elettrico sta aumentando. Io ho disegnato il campo B2 soltanto nei punti A e C, però questo campo B2 in realtà è tangente in ogni punto a questa linea LP e è rivolto in senso antiorario. Poi la carica continua a muoversi da O' fino a O', andando però più piano perché qui sta rallentando per poi arrivare nel punto più alto dove per un attimo si ferma e torna indietro. Quindi la velocità tra O' e O' è più piccola rispetto che O'. Quindi continua ad avvicinarsi al punto P, il campo elettrico diventa più intenso, è comunque un flusso elettrico che continua ad aumentare e quindi c'è ancora un campo B che viene generato lungo questa linea. Però, siccome la carica sta rallentando, questo aumento di flusso elettrico è meno violento di prima. Come si vede anche dalle frecce, da E1 a E1' l'aumento di campo elettrico è stato molto più violento. Da E1' a E1' il campo elettrico aumenta meno. Questo significa che il campo magnetico, che pure continua a essere prodotto in senso antiorario, è più debole e è disegnato infatti con una freccia più corta e è B2'. Quindi vediamo che c'è questo campo magnetico dalla linea circolare, ma è in diminuzione. Allora, se prendiamo un'altra superficie chiamata SC, stavolta orientata positivamente lungo l'asse X, cioè che guarda lungo l'asse X, allora questo campo B2 variabile, che passa da un valore a un valore più piccolo, B2', questo campo genera un flusso magnetico in diminuzione attraverso quest'area. E quindi adesso è il flusso magnetico che con le sue variazioni genera il campo elettrico lungo il bordo di quest'area, di questa superficie circolare. Siccome il flusso di B è in diminuzione, la variazione del flusso di B è rivolta lungo X, quindi in pratica si tratta di un aumento di flusso, perché il flusso magnetico da molto negativo diventa meno negativo. Comunque, per la terza equazione di Maxwell, cioè la legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz, sul contorno di questa superficie circolare nasce un campo elettrico dalle linee chiuse, praticamente è orientato questo campo elettrico in senso orario, e qui ho disegnato questo campo elettrico in questo punto F.
verso il basso. Quindi vediamo che la variazione del campo magnetico, il campo induzione magnetica in questo punto C, ha prodotto un campo elettrico lì vicino, anche questa superficie è infinitamente piccola, quindi vicino al punto C, nel punto F, si è creato un campo elettrico, indotto dalla variazione del campo magnetico, il quale a sua volta era stato indotto dalla variazione del campo elettrico in P. La stessa cosa l'ho disegnata lungo il contorno di un'altra superficie circolare identica alla prima, identica a quella centrata in C, però centrata nel punto A dalla parte opposta. La variazione del campo magnetico da B2 a B2', e quindi la variazione di flusso attraverso questa superficie circolare, fa nascere questo campo elettrico verso il basso, cioè orientato dappertutto in senso antiorario, sul bordo di questa superficie circolare. Quindi, ricominciando la catena logica, nel punto P aumenta il campo elettrico. Questo aumento di campo elettrico, questa variazione, fa nascere un campo magnetico vicino a distanza infinitesima, e questo campo magnetico non rimane costante, ma a sua volta è un campo magnetico variabile. Allora, questo campo magnetico variabile genera un campo elettrico nei punti F e D, e proseguendo con il ragionamento si può dimostrare che questo campo elettrico in D e in F, questi sono a loro volta variabili, e attraverso le loro variazioni generano in un altro punto qua e qua a sinistra, generano a loro volta dei campi magnetici che sono rivolti da questa parte e rivolto in direzione opposta a questi, e dall'altra parte il campo magnetico è rivolto, anziché lungo X, in direzione opposta, quindi da quest'altro lato. A loro volta questi campi magnetici variano e generano dei campi elettrici ancora più esterni. Per esempio, in questo punto sarà generato un campo elettrico verso l'alto, diverso contrario a questo campo elettrico. Quindi avremo campo elettrico, campo magnetico, campo elettrico opposto, diverso a questo, campo magnetico di qua, diverso, opposto a quello, ancora campo elettrico diverso, opposto, quindi verso l'alto, e così via. Quindi è una generazione a catena del campo elettrico variabile che genera il campo magnetico, che però è variabile, che genera il campo elettrico, che però è variabile, che genera il campo magnetico, e così via, all'infinito. Questo è il disegno, il campo elettrico variabile qui genera il campo magnetico che con le sue variazioni genera il campo elettrico, che genera il campo magnetico, che genera il campo elettrico, e così via. Qua sotto ci sono anche dei calcoli dove prima c'è l'intensità del campo elettrico nel punto P a distanza R dalla sorgente, R che diminuisce e quindi aumenta questo campo elettrico E1. Poi c'è il calcolo di B2 dalla quarta equazione di Maxwell. E poi c'è il calcolo di E3 dalla terza equazione di Maxwell, e così via, senza entrare in troppi dettagli. Il meccanismo che abbiamo detto è spiegato dettagliatamente qua. Il succo del discorso è che ciascun campo, variando, genera a breve distanza l'altro campo, tipo il campo elettrico. Variando in un punto genera a breve distanza il campo magnetico, il quale a sua volta variando genera a breve distanza il campo elettrico, che pure è variabile, in un processo infinito a catena. Questo è il meccanismo con cui il campo elettromagnetico si autogenera e si propaga nello spazio allontanandosi dalle sorgenti, quindi è l'onda elettromagnetica.